stato uno dei più grandi, diciamo, difensori della cristianità contro i barbari, in particolare di Comodo, dopo Barbara, tanto che dei colonnaci hanno visto assolutamente allora, detto questo, alla morte del Tanzanello vive nel 500, 520-24, nasce nel 1599 e muore nel convento di San Gabbioso Pellicino. Papa Leone X, che lo voleva vescovo, lui non accettò, lo connomina comunque patrono di Napoli, quindi non è stato patrono di Napoli per il secondo a Gennaro, ma per alcuni anche più importanti di Napoli. Quindi nel 600-650 gli dedicarono quella chiesa, che è dedicata però alla Madonna di Santa Maria per cede per intercedere. Poi, quindi il culto di Sant'Agnello si cresce in quella chiesa, per oltre il 900, nel 1517, di Cereano, per il tutto di Roma, sta uno di tutto decide di aprire questa chiesa, un grande spazio che non si trova non accanto dell'interno di una chiesa, e però c'è questo un periodo poema quello di Francesco 400
una macchina della cristianità, perché vanno a lavorare la cristianità. Invece poi c'è Dorotea Malatesta, che è stata quella che ha commissionato la statua, che era supposta che era vissuta alla sposò Francesco Caracciolo e poi fu rapita da Cesare Borgia. Quindi ha avuto una vita, cioè, fu ritrovata a Venezia, insomma è stata per 3 anni, non si sapeva che fine avesse fatto. Quando il marito poi, Francesco Caracciolo, l'ha ripresa dopo questa incertitudine di cui erano indipendente, lei si ritirò in una vita abbastanza monastica e coeva a Maria Longo, quella che ha fatto Gli Incurabili. Quindi erano queste donne che comunque poi si notarono in quel momento l'enorme povertà per la città, insomma siamo proprio nel periodo dei monti di pietà, di questa difficoltà insomma, del popolino nella città, quindi anche lei fu molto prodiga rispetto alla popolazione e quando morì fu rieducata in questa chiesa e fu seppellita qui. Quindi lei morì nel 1524, anche lei per una chiesa effettiva, e quindi dedicarono la tomba sulla stessa là e dedicarono questa statua, che viene considerata quasi paragonata alla pietà di Michelangelo. Anche di questo si era persa la testa dei vari cronisti che si stanno poi ritrovati in quello. Arrivando alla storia della chiesa,